Ciao a tutti e bentornati sul nostro canale. Oggi lasciamo Bali dopo 2 mesi. Lasciamo il nostro bellissimo hotel e ci dirigiamo in aeroporto, dove ci attende un volo AirAsia per la nostra prossima destinazione. Perché ci metti sempre più di me? Non so. Una te la faccio sospetta. Buona, dai. Posto. Abbiamo due ore per bere un caffè, rilassarci, mangiare qualcosa. Ci hanno levato i treppiedi, però. Sì. Imbarazzante. È una cosa che proprio, guarda, non pensavo che chiedessero onestamente di rimuoverlo. Meno male che avevano spazio nello zaino, sì. E che abbiamo il treppiede compatto, quello da viaggio, che è chiuso a 33 cm. Sì, non ci è mai capitato. Potrebbe essere un problema, quindi ricordatevi che con AirAsia il treppiede è una minaccia. Ok ragazzi, controlli passati. Fatti, con qualche imprevisto. No dai, solo i treppiedi questa volta ci hanno controllato. Se è andata bene, se riusciti a inserirli nel bagaglio, perché comunque il treppiede che viene tolto dal bagaglio a mano, anche quello piccolino della GoPro, non ce l'aspettavamo, quindi oltretutto che io è appunto, una novità. Avendo quello grande della fotocamera, ho dovuto anche togliere quello e inserirlo nello zaino, cioè proprio a pelo, è stato dentro a pelo. Sì. Finalmente hanno tolto tutti questi obblighi di tamponi eccetera, sì. Ma hanno aggiunto queste app un po' fastidiose, sì. Perché non funzionano quasi mai al primo colpo, ci mettono un po' a caricare i documenti e ti fanno un po' stare sempre in allerta che c'è qualcosa magari che non, sì, funziona o non va per il verso giusto, però questa qui della Malesia si chiama Sejatera. Sejatera, sì. Esatto, bisogna avere la doppia dose del vaccino per essere considerati vaccinati e per non sottoporsi né a tampone all'arrivo, né alla partenza e nemmeno a quarantena. Esatto, comunque tutto tranquillo. Tra l'altro ogni volta abbiamo paura che ci chiedono il volo di ritorno perché era una cosa... Un requisito per la Malesia. Un requisito obbligatorio, però questa volta non ce l'hanno chiesto. Quindi quando ci prepariamo bene, che se abbiamo tutti i documenti a posto, non ci chiedono niente. Ma secondo me loro lo sanno quando tu hai prenotato il biglietto. A Bali invece all'arrivo, che non avevamo il volo di rientro, ce l'hanno chiesto al check-in e quindi panico, sì, a cercare subito un volo da acquistare per passare appunto i controlli. Bene, quindi siamo pronti per una nuova avventura. Sì. Direzione Kuala Lumpur. Direzione Malesia, dove saremo per 30 giorni. E poi da lì breve pit stop ancora in Thailandia per riprendere il nostro volo di ritorno. Sì, esatto, perché ci costava l'assurdità a volte delle cose meno comprare un altro volo da Kuala Lumpur a Bangkok che spostare il nostro volo da Bangkok a Kuala Lumpur. Sì. Quindi per 2 ore di volo abbiamo deciso di volare su Bangkok, star lì 3 notti e rifare un altro giro per Bangkok, perché io ho già fatto la lista delle cose che devo fare a Bangkok, visto che ogni volta che vado lì ho delle cose da fare. Sì, mi piace un sacco. È entusiasta di questa cosa, sì, qua. Sì, sì, sì. A me Bangkok, ma poi vabbè, in generale la Thailandia mi piace davvero tanto, quindi ho già fatto la lista delle cose da fare. Cioè, non l'ho fatto ancora per la Malesia, perché voglio, vabbè, esplorarla così un po' all'avventura, però ci sono delle cose, visto che a Bangkok saremo 3 notti, che assolutamente devo rifare o devo fare, quindi... Esatto. Faremo sicuramente un video se riusciamo, anzi se è già fuori ve lo lasciamo da qualche parte qua a schermo come consiglio. Sì. Mi dispiace tantissimo non aver girato bene Bali, perché ci sono stati alcuni imprevisti un po' che ci hanno sorpreso, diciamo. Sì. Primo tra tutti, Salvatore non è stato bene ben 2 volte in un mese. Sì. E questo non ce l'aspettavamo e ci ha rallentato davvero, ma febbre, parecchio. Febbre a 40, ma proprio da star male, cosa che per me la febbre è una rarità averla. Cioè io in Italia l'ultima volta che ho avuto la febbre penso che comunque sono passati anni, cioè invece qua 2 volte in un mese e niente, vabbè, purtroppo succede. Poi ho avuto problemi sia con la febbre sia di stomaco, problemi di pressione perché continuavo a perdere concentrazione, problemi con la vista. Insomma, sono stati 2 mesi impegnativi da quel punto di vista. Infatti ho detto, stava quasi saltando il volo, il viaggio in Malesia, perché non riuscivo a riprendermi. Poi
abbiamo detto, senti, mettiamo qua, siamo stati un po' più tranquilli e alla fine mi sono ripreso e sono contentissimo adesso di andare in Malesia perché sono davvero carico adesso. Sì, sei ripreso da una settimana, quindi sì, è al 100% da una settimana. Sì, effettivamente sì, che sto proprio al 100% una settimana, quindi è un po' a pelo. Ma non abbiamo ancora capito bene cosa è successo e siamo anche riusciti ad evitare di andare dal dottore. Sì. Ho tenuto duro. Sì, è stato forte. Anche se la seconda volta mi ha spaventato. Sì, davvero spaventato tanto. E comunque, se venite qua in aeroporto, nonostante tutto hanno allentato un sacco di restrizioni, comunque tutto chiuso in aeroporto, anche per mangiare non c'è molta scelta, ecco. C'è qualche chiosco, qualche bar è aperto, ma nulla di che. Vedete anche qua le mie spalle, è tutto chiuso, quindi non c'è molto, ecco. Questo è quello che è viaggiare in questi periodi. Siamo pronti per sbloccare un nuovo paese. Eccoci in Malesia. Sì, anche questa meta l'abbiamo fatta. Fatta, dai. Abbiamo un mese davanti per esplorare questo paese. Sì, tra l'altro siamo molto entusiasti di farlo perché già atterrando ci è sembrata molto molto verde. Sì. C'è questa distesa di palme immensa. Sì. Quindi siamo davvero curiosi, è la prima volta che ci veniamo, sì, se avete capito. Esatto, non siamo mai stati qua, quindi anch'io ho una voglia di esplorare, di andare in giro e di conoscere questo paese che è davvero tantissima, davvero. Sì, per il momento già l'aeroporto di Kuala Lumpur è un punto a favore perché i bagni sono pulitissimi e anche in giro è davvero... Questo è il metro di valutazione di Valentina, la pulizia dei bagni dell'aeroporto. No, è vero, si capisce già dove sei. Bello, dai, comunque sono contento. Sì, un sacco, sono contentissimo e... guarda! Tra l'altro questo è il nostro primo Airbnb, non l'abbiamo mai prenotato e questa volta effettivamente era davvero economico rispetto a Booking o Agoda, che sono i siti che di solito usiamo. E ci siamo accorti che il nostro residence è davanti alla Petronas Tower. Fantastico, però dobbiamo anche ancora controllare l'appartamento, Finché non vediamo, siamo tranquilli. Però già la location sembra niente male. Adesso vediamo di fare il check-in e vi mostriamo anche la camera. Allora, appartamento al 30° piano. Primo Airbnb, perché non abbiamo mai preso un Airbnb. Questa è la primissima volta che prendiamo Airbnb. L'ho detto prima, infatti. Non si chiude la porta, amore, perché? Faccio io. Appartamento molto carino. Siamo stati anche fortunati, vero? Sì, sì, sì. Ottimo, dai. Diamo una controllata veloce. Abbiamo una cucinetta, un divanetto... Il letto, la vista, vediamo. Ah, la vista è sul cortile interno, che non si vede, ma... Abbiamo pure i saponi. Sì? Sì, sì, non pensavo. No, carinissimo, dai.
Prova, prova Airbnb superata. Per il momento sì, vediamo. Ok ragazzi, noi vi ringraziamo se avete visto il video fino a qui. Sì. Vi ricordiamo come al solito, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi, condividete, mettete mi piace. Esatto, speriamo che il video vi sia piaciuto. Scriveteci qualche commento se avete visitato anche voi Kuala Lumpur o la Malesia in generale. Scriveteci cosa pensate voi di Bali, se siete stati male anche voi, se non lo so, vi piace tantissimo, se non vi è piaciuta, se vi aspettavate qualcosa di diverso. Esatto. Vi ringraziamo. E niente, alla prossima. Ciao.